Jordan Channel, siamo qua direttamente per la Masseroni Football Cup, l'ultima partita giocata. Siamo qua con il rappresentante di Veratur, Ferdinando Passariello, e con Ruben. Sì, Garlini. Garlini. Di studio tributario. Sì. Come è andata la... Non gli devi dare suggerimenti. No, ti facevo passare direttamente. Allora, come è andata la partita? Siamo sempre qua con i campioni in gara. I campioni in carica del torneo, perché comunque siamo detentori da 3 anni di questo torneo. Abbiamo vinto, siamo primi in classifica, abbiamo giocato una buonissima partita contro un avversario ostico rappresentata dal mio ex compagno di squadra Ruben Garlini e da soprattutto Francesco, l'avvocato che è proprietario di questa squadra, presidente di questa squadra. Ma il punteggio com'è stato il vostro? Siete qua a 10? 10-4. 10-4. 4 cosa mi dici? Non c'è stata partita, diciamo che forse sul 2-0 abbiamo sbagliato il gol del 2-1 e il 2-pari, poi loro si sono superiori sicuramente. Questa Veratur che mi è sempre in classifica. Pensavo ti fosse sempre piaciuta. No, la conosco adesso e devo dire che effettivamente è un gruppo affiatato, sì, assolutamente. Tanti anni quello insieme. Si nota sui campi, fuori anche ho notato. Fuori dal campo, perché adesso andiamo a mangiare tutti quanti esatto. insieme. Bene. Il presidente non paga, paghiamo ognuno il proprio conto. Invece il loro presidente paga. Bene, io un pronostico quindi per le prossime partite, non posso dirlo a te, devo passare la parola all'altra parte. Le partite sono tutte difficili, però penso che i favoriti siamo noi. Va bene, dall'altra parte c'è qualcosa che... Beh no, sicuramente i favoriti sono loro, noi cerchiamo di essere lì dietro a loro per cercare di... Però le cose possono cambiare, sì, io lo dico, le cose sono tutte difficili. Assolutamente. Potremmo anche vincere. Allora, assolutamente, io quindi vi dico, ci vediamo noi giovedì, non prossimo, no, sabato no, ci vediamo giovedì prossimo, non questo, l'altro, perché giovedì prossimo siamo in riposo per c'è riposo per feste, esatto. Comunque ci vediamo... complimenti alla Sportland perché sta organizzando un buon torneo, un torneo competitivo, okay. Un torneo organizzato molto bene rispetto agli anni precedenti che qualche lacuna c'era, invece quest'anno Sportland merita i complimenti di tutti quanti i giocatori che partecipano al torneo. Perfetto, vi ringrazio. Allora ragazzi, io vi invito a vederci, a seguirci, quindi giovedì, non questo, il prossimo, giovedì 8 novembre. Perfetto, ci vediamo direttamente qua sui campi della Masseroni, dalle 20 in poi, per la Masseroni Football Cup. Un bacione a tutti, ciao! Grazie.